E siamo al momento di opinioni a confronto, questa sera in compagnia di Francesco Amodeo, giornalista ed autore di importanti inchieste. Buonasera. Dunque, Buonasera, un saluto a tutti e grazie. parliamo di una sua recentissima inchiesta che riguarda il conflitto in atto ed è un'inchiesta che cerca di indagare su quali sono le vere responsabilità e le vere cause che hanno generato appunto questa guerra che si protrae ormai da quasi un anno. È così, Amodeo? Assolutamente sì, il titolo del libro è emblematico, perché il conflitto è nato. Nato ovviamente doppio senso anche in riferimento, soprattutto in riferimento all'Alleanza Atlantica e alle enormi responsabilità di Stati Uniti e NATO nel conflitto in Ucraina. Io l'ho definita la prima inchiesta al mondo sulle responsabilità dell'Alleanza Atlantica in questa guerra. Pensate che la prima volta che ho mostrato la copertina del libro è stato il 21 marzo. A Non è l'arena durante la trasmissione di Giletti, quindi 20 giorni dopo il conflitto. Come ho potuto scrivere un'inchiesta di 500 pagine in così poco tempo? In realtà ci stavo lavorando già da anni, perché per chi ha occhi per vedere, il conflitto in Ucraina è uno dei conflitti più annunciati della storia dei conflitti moderni, qualcosa che era assolutamente evitabile. Perché era visibile a tutti che gli Stati Uniti e la NATO stessero provocando da anni Putin per costringerlo ad entrare in Ucraina e per ottenere quello che era l'obiettivo principale degli apparati americani, separare l'Unione Europea dalla Russia e chiudere in un angolo quello che è sempre stato il principale nemico degli Stati Uniti. Ci sono riusciti, era un conflitto annunciato e noi dell'Unione Europea, noi paesi europei, abbiamo abboccato diventando co-belligerante in quella che per noi sarà una vera e propria trappola. Un conflitto che è entrato prepotentemente nelle nostre case, sia da un punto di vista etico e morale, perché ovviamente fa male a tutti vedere dei popoli che soffrono, ma anche dal punto di vista economico, perché il 70% del comparto manifatturiero e industriale del nostro paese crollerà sotto i colpi delle sanzioni alla Russia, sanzioni che non potevamo permetterci perché la Russia era il nostro principale e attualmente insostituibile fornitore di energia. Quindi è una guerra che non è qualcosa di lontano dalle nostre vite, ma è qualcosa che invece avrà delle ripercussioni enormi sul nostro paese e anche sull'economia di famiglie e imprese italiane. Ecco, quindi per cercare di individuare quali sono appunto le cause di questo conflitto è necessario conoscere la storia, almeno quella degli ultimi 70 anni? Basterebbe conoscere la storia dal 2014, ossia da quando gli apparati americani hanno fomentato un cambio di governo in Ucraina per prendere in ostaggio il paese, prenderlo in ostaggio ed utilizzarlo in funzione antirussa, quindi come campo di battaglia di una guerra per procura contro il loro nemico storico. Nel 2014 hanno rovesciato un governo ed hanno imposto infatti un Quindi, governo filo americano. responsabilità degli Stati Uniti e della stessa NATO. Assolutamente, quando noi parliamo di NATO ovviamente parliamo di Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono il Deus ex machina dietro l'Alleanza Atlantica, sono loro che prendono le decisioni più importanti, sono loro che guidano l'Alleanza anche in scelte suicide come quella che abbiamo visto in Russia. Ecco, in base alla sua inchiesta, come procederà, secondo lei, appunto questo grave conflitto? Attualmente gli americani e noi occidentali, purtroppo devo dire noi perché l'Italia è un paese co-belligerante per scelta folle dei nostri governanti, l'Occidente è in un cul-de-sac in questo momento perché non può permettersi una escalation della guerra che coinvolgerebbe tutti i paesi NATO, quindi diventerebbe una sorta di conflitto mondiale, ma nello stesso tempo non trovano una exit strategy, un modo per uscire da questo impasse senza rimetterci la faccia. Quindi siamo veramente in un momento in cui i governi nazionali dovrebbero imporre le proprie idee, dovrebbero imporre
una escalation, una strategia per uscire da questo conflitto. Invece i nostri governi, come l'ultimo governo Meloni, non fa altro che subire ancora i diktat americani. Grazie dunque a Francesco Amodio per essere stato con noi. Alla prossima. E Grazie mille, un saluto a tutti. grazie a voi per averci seguiti. Vi ricordo che l'informazione torna alle 19:30. Buon pomeriggio.